L'astronave è di nuovo carica di pellegrini del rinnovamento dello spirito. Dopo l'Assemblea Nazionale dello scorso aprile, infatti, in questi giorni l'Adriatica Arena di Pesaro sta ospitando la 42esima Conferenza Nazionale Animatori del Rinnovamento dello Spirito, la cui traccia di riflessione 2018 si basa sull'esortazione apostolica di Papa Francesco, dedicata alla santità. Gaudete et exultate, ovvero chiamati ad un servizio santo. L'appuntamento è iniziato ieri pomeriggio con la relazione di apertura del coordinatore nazionale Mario Landi, intitolata «Lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio», seguita dalla Santa Messa officiata da Sua Eccellenza Monsignor Piero Coccia, arcivescovo di Pesaro e presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana. Oggi ancora conferenze a cura di Don Angelo Passaro e Padre Antonio Spadaro, mentre la giornata si è conclusa poco fa con la celebrazione eucaristica officiata da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara. Tu sei quanto per essere? Ogni sera, dalle 22 all'1, sono previste le adorazioni eucaristiche in varie chiese organizzate dal Roveto Ardente, mentre i lavori riprenderanno domattina alle 9 e proseguiranno fino alle 19.30, seguiti direttamente dal presidente nazionale del rinnovamento dello spirito, Salvatore Martinez. Questo messaggio mi incoraggia profondamente. Domenica si chiude alle ore 13.30 con i saluti e la partenza dei pullman. Insomma, pare proprio che il rinnovamento dello spirito abbia trovato a Pesaro un luogo ideale per i suoi incontri. E se da una parte la preghiera e le attività procedono con vigore, dall'altra gli albergatori della costa sono soddisfatti dalle presenze extra, che contribuiscono a rivitalizzare un periodo storicamente debole. Basta considerare che in questi giorni in città sono arrivate oltre 3.000 persone, distribuite in circa 100 strutture tra Cattolica, Gabicce e Pesaro, facendo riaprire gli alberghi stagionali. I prezzi applicati in questa occasione variano dai 30 ai 37 euro per la pensione completa a seconda del tipo di struttura, principalmente alberghi a 3 e 4 stelle, e a conti fatti si stima un giro d'affari di oltre 100.000 euro solo per i pernottamenti. La buona notizia poi, anticipata dal presidente degli albergatori pesaresi Fabrizio Oliva, è che il rinnovamento dello spirito tornerà a Pesaro anche il prossimo aprile per la sua Assemblea Nazionale, portando nella città di Rossini oltre 9.000 fedeli. Merito anche della gestione dell'Adriatica Arena, che si adatta particolarmente bene alle esigenze degli organizzatori, anche se dal 1 gennaio 2019 cambierà il suo nome in Palavitri, grazie alla sponsorizzazione del gruppo industriale guidato da Alceste Vitri.